Dio Padre Onnipotente, per tuo genere, sì. Credo in Cristo, il suo unigenito figlio di Dio, nato tramite Dio, il tuo genere, sì, credo. Credo Spirito Santo, no, poi, esatto, il Signore della vita, credo. E allora ti battezzavano. Tre domande, tre. Oppure dovevi fare la professione di fede tu. E la professione di fede tu dovevi farla, noi diremmo cristocentrica, non teocentrica. Cristocentrica si riferisce, gli ariani la riferiscono sempre qua, sempre qua. Il centro anche del battistero, il focus, sempre qua. Poteva esserci anche nel neoniano, cioè il padre, il figlio, lo spirito santo, ma il focus non è il padre, è il Cristo, perché è il Cristo che ti introduce al padre e ti manda lo spirito. È cristocentrico in questo senso. Quindi dal punto di vista anche architettonico, il discorso della luce, il discorso del posizionamento, ti dà l'idea di chi è il focus, cioè il traguardo dove devi arrivare, qual è la cosa principale che viene rappresentata. E lì è il padre. Capito? Cioè, è quello il discorso. Sembra una cosa da poco, è fondamentale. Allora, se c'è scritto che Gesù è figlio di Dio, dal punto di vista ariano, uno può pensare che Dio rivela di avere un figlio, d'accordo? In realtà è il Dio dell'Antico Testamento che si è fatto uomo, che ci rivela di avere un padre che è Dio come lui. Sembra la stessa cosa, è il contrario. Questo è l'ortodossia omousiana trinitaria, chiamata come il padre. L'altra è eterodossia, eteroprassi, e non è trinitaria, è teista. È teocentrica, non è cristocentrica. Questo è il problema.